In quel tempo vennero i farisei e cominciarono a discutere con Gesù, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli, con un profondo sospiro, disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico, non sarà dato alcun segno a questa generazione». E lasciatimi, risalì sulla barca e si avviò all'altra sponda. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre, Signore. Fratelli e sorelle carissimi, il Vangelo che abbiamo appena ascoltato ci ricorda una cosa molto importante, ecco, che dinanzi al Signore non è atteggiamento buono quello di stare continuamente a chiedere segni, né tantomeno mettere alla prova Lui. Cioè, mettere alla prova il Signore vuol dire fare un discorso di questo genere: se tu esisti, fai succedere questa cosa, in modo tale che io, vedendo che succede, dirò: bravo, hai fatto questo, c'è quello che io voglio, e allora esisti. Perché non funziona così, non siamo noi che mettiamo alla prova il Signore, come ci ricorda San Giacomo nella prima lettura, è casomai Lui che mette alla prova noi. Quindi, sottoponendoci, diceva l'Apostolo Giacomo nella prima lettura, a volte ad ogni sorta di prove, la prova della nostra fede produce la pazienza. Cioè, capite, è completamente il rovesciamento del discorso. Ripeto, il Signore molte volte ci mette in situazioni tali che necessitano un esercizio straordinario della fede. Per esempio, il contatto con la sofferenza. Quando uno subisce una prova e rinuncia a indagare, a chiedere a Dio di spiegare perché, oppure chiede al Signore di essere liberato, il Signore non lo libera e si ribella contro il Signore, ma è capace di dire in quella situazione: bene Signore, io sto soffrendo, non capisco perché, però se è fatta la tua volontà, quella è una prova superata. E questo ci procura merito e gloria verso il Signore, capite? Però, ripeto, è una cosa che Lui fa nei nostri confronti per provare le nostre virtù. Mai è possibile fare il contrario, anche perché quando Dio lo si sfida, reagisce come ha fatto Gesù nel Vangelo. Questa generazione che è un segno, non vi sarà dato nessun segno, e lasciatemi, se ne va. Quindi, capite, Dio è buono, è tanto buono, è tanto misericordioso, è tanto condiscendente, però, ecco, non si lascia, come dire, mortificare e umiliare in questo modo dalle creature umane, capite? Quindi questo è anche un pochino un parametro nostro di bontà, cioè la nostra bontà, condiscendenza nei confronti del prossimo, certamente perdono e carità, non può mai essere intesa come una sorta di autorizzare qualunque tipo di comportamento strano, insomma, nei nostri confronti. Intanto, per esempio, tenete presente, no? Quando incontriamo qualche persona, queste sono cose che possono succedere in una realtà piccola, con una piccola comunità di un piccolo paese, no? Prendiamo l'indiscrezione nelle domande. E allora la persona comincia a chiedere un sacco di cose personali, impicciando degli affari e degli affari tuoi. Capite? Cioè, questo atteggiamento è un atteggiamento irrispettoso. Quindi non è che io ho carità se, come dire, per compiacere rispondo a tutte le cose, capite, mettendo in piazza gli affari miei, ma dovrò trovare un modo gentile e delicato per dire: scusa fratello mio, scusa, perché mi chiedi queste cose? Cioè, perché c'è un modo comunque garbato di avere dei buoni rapporti fraterni anche tra di noi. Quindi questo per dire come Dio non si lascia, come dire, irretire dalle nostre cose, ma si ritrae quando noi ci mettiamo su moduli relazionali non consoli con Lui. È così anche a nostra volta, i nostri tipi di rapporti devono essere rapporti belli, e non dobbiamo né permetterci noi né permettere ad altri di scadere a livelli non belli, non buoni. Ecco, altra cosa che ci dice San Giacomo, concludiamo: se qualcuno di voi manca di sapienza, la domandi a Dio. Pare che la sapienza, ci sta un libro intero della Bibbia, si chiama appunto il libro della sapienza, si può leggere tranquillamente, è un libro anche molto semplice. La sapienza è una delle cose più belle che esiste, e la sapienza è il discernimento soprannaturale, la capacità di vedere le cose come le vede il Signore, che è una delle cose in assoluto più importanti
che esista, che ci permette di fare le scelte giuste, che ci permette di orientarci sempre verso il bene, di non commettere sciocchezze, di non fare stupidaggini. Quindi una persona che non ha la sapienza, quindi che è il contrario dell'essere sapiente, dell'essere stolto, comunque se muove combina un sacco di guai, d'accordo? Anche quando non ci pensa, e anche quando è in buona fede, e anche quando non lo vuole. Quindi nel libro della sapienza è scritto che nulla Dio ama tanto quanto chi vive con la sapienza e nella sapienza. San Giacomo ci ricorda di chiedere la sapienza con fede, perché questa è una richiesta che sicuramente il Signore esaudisce. Ecco, noi possiamo anche aggiungere, chiediamo l'intercessione di Maria Santissima, che è invocata dalla Chiesa tra i tanti minori che ha, come la sede della sapienza, che con lei è anche la Vergine Prudentissima, con lei che ci aiuta a crescere nella conoscenza soprannaturale di Dio, dei suoi misteri e anche dei suoi stili, perché possono diventare carne e sostanza della nostra esistenza. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siamo.